Credo che, diciamo, a parte il fatto adesso dei numeri, no? Ma noi che appunto frequentiamo abitualmente, ecco, dobbiamo anche, non dico preoccuparci, ma dobbiamo tenere presente che è bello ed è giusto, no? È importante anche dal punto di vista culturale di arricchirci, no? Di arricchire le nostre conoscenze, perché naturalmente quando le nostre conoscenze sono più vivide, no? Allora noi riusciamo a trasmetterle, no? Riusciamo a trasmetterle, riusciamo appunto, per esempio, dopo vi dirò verso la fine, non so quando, quelle parole di Gesù che dice: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Guardate, dette da Gesù queste parole sono davvero importanti. Ma sono importanti perché noi dobbiamo pregare perché il Signore mandi appunto quelle che diciamo le vocazioni, il Signore chiami. Allora, se noi non preghiamo, è logico, oppure se preghiamo male o se preghiamo poco, il risultato poi non c'è come vorremmo. Adesso detto così in maniera molto, molto semplice, no? Ma ecco, sono proprio quelle cose che diciamo rimandano al cuore della nostra fede, della nostra condizione. E quindi è importante. Io comincerei ancora con una domanda: quanti sono i sacramenti? Sette. Bene, sette. E voi sapete com'è la scaletta dei sacramenti? Forza. Allora, uno alla volta però. Battesimo? Cresima? Eucaristia? Beh, riconciliazione, unzione dei malati, unzione degli infermi. Sesto? Ordine e matrimonio. Ecco, il matrimonio è l'ultimo. Vabbè, ma diciamo forse c'è anche qualcosa di, diciamo, di carattere storico, perché i sacramenti, i sette sacramenti, come noi appunto li abbiamo ricevuti e come noi li trasmettiamo nella catechesi, sette, con questo numero, non sono stati definiti fin dall'inizio. Non ci sono scritte tutte le parole sulla Bibbia da questo punto di vista. Ecco, quindi c'è una lettura, poi c'è una interpretazione da parte della Chiesa, in particolare da parte dei Vescovi, all'inizio da parte degli Apostoli, e poi piano piano la Chiesa ne ha preso coscienza e, diciamo, se ne è appropriata e quindi li ha fatti suoi. Ma all'inizio, naturalmente, tutto questo è stato abbastanza vago, quindi non ci dobbiamo preoccupare magari se i primi padri della Chiesa non parlano di sette sacramenti. Quello che, diciamo, è la base, no? La base è il fatto della sacramentalità della Chiesa stessa. Che vuol dire? Vuol dire che appunto la Chiesa, ma poi soprattutto, diciamo, nelle persone credenti, la Chiesa agisce a nome di Cristo. In particolare, appunto, i ministri agiscono nel nome di Cristo, lo vediamo dopo, no, agiscono in persona di Cristo, e questo è il vero, diciamo, sacramento. E cioè il Signore, diciamo, è presente in mezzo a noi, è presente nella sua parola, durante la liturgia, è presente nel tabernacolo, ma è presente anche nei suoi ministri, come è presente nell'assemblea. Ecco, vedete, allora, tutto questo ci dice la bellezza appunto della nostra fede, e quando noi riusciamo a viverli, questi, sia i sacramenti, sia tutti i doni che Gesù ci ha lasciato, come anche naturalmente, che so, la carità, le altre virtù, ecco, tutto questo rende la nostra vita significativa. Allora io vi lascio un piccolo schema che forse ho già detto altre volte. I primi tre sacramenti sono i sacramenti della iniziazione cristiana.
battesimo, cresima e eucaristia. Come sapete, questi tre sacramenti, anticamente, cioè nei primi secoli di vita della Chiesa, e oggi, quando un adulto chiede il battesimo, allora nel giorno del battesimo, nel momento del battesimo, riceve i tre sacramenti, perché sono appunto quelli iniziali. Quindi l'iniziazione cristiana significa che uno è battezzato, quindi è morto e risorto, no, è stato immerso nella morte e poi è emerso nella risurrezione di Gesù. Poi è stato confermato in questa fede, confermato, questa è la cresima. Quindi confermato significa consacrato al Signore proprio perché mostri questa fede. Ecco la famosa testimonianza. E poi l'Eucaristia. L'Eucaristia che praticamente è il culmine di questo cammino e che dice che quando uno riceve l'Eucaristia, quando uno mangia del corpo e del sangue, beve del sangue di Cristo, è una fede piena, una fede matura e quindi una fede, diciamo, che è chiamata a portare frutto. Poi abbiamo altri due sacramenti che possiamo chiamare i sacramenti della guarigione. Uno si riferisce alla guarigione spirituale, ed è quello appunto della penitenza o confessione o riconciliazione. Adesso i nomi si sono un po' moltiplicati. Io volevo mi sarebbe piaciuto sentire se appunto ci sono formulazioni diverse, perché per esempio quando l'ho imparato io da bambino non dicevamo penitenza, non dicevamo nemmeno riconciliazione, non dicevamo perdono dei peccati. Ecco, tutto questo perché c'era un modo di pronunciarli, un modo di legarli uno all'altro, anche non dicevamo confermazione, dicevamo cresima. Beh, comunque questo però è legato più o meno al tempo, allo studio che si fa dei sacramenti e quindi ci sta che magari cambia qualcosa. Comunque questo secondo gruppo si riferisce alla guarigione, perché appunto uno è la guarigione spirituale. Quindi l'accoglienza della misericordia del Signore una volta che purtroppo ci siamo allontanati da Lui. E quindi è importantissimo il ruolo appunto della Chiesa e degli stessi ministri che ti riconciliano, che ti fanno riconciliare appunto con il Signore stesso. L'altro, quello dell'unzione dei malati, è appunto la guarigione, che si riferisce alla guarigione del corpo, ma chiaramente coinvolge anche la guarigione dell'anima. E quindi tutti e due sono, dati in condizione di sofferenza, di dolore, però ecco, sono tesi, sono appunto, aperti, sono... sono stati istituiti proprio per ridare quella sanità, quel benessere spirituale e fisico, anche fisico, appunto, come possiamo desiderare. Finalmente ci sono altri due sacramenti, gli ultimi due, e questi sono i sacramenti del servizio. Mi pare molto bella questa cosa, quando dice il catechismo, no? Il servizio alla comunità cristiana, e questo è l'ordine, e poi il servizio alla vita, e questo è il matrimonio. Allora vedete che i sacramenti non è che sono per la mia soddisfazione, o per la soddisfazione degli sposi, ma hanno una finalità che va oltre. Ecco, io sono chiamato appunto a servire a una comunità. E così gli sposi sono chiamati a servire alla vita, non ne sono semplicemente padroni, padrone è solo Dio. E anche questa espressione, in questo modo appunto il servizio alla vita, riempie, no? Riempie tutto il
ciclo sacramentale in cui appunto noi ci, come posso dire, ci lasciamo appunto riempire dalla parola del Signore e soprattutto dalla sua persona. Allora, adesso siamo appunto di fronte a una piccola comunità cristiana che si ispira a un esemplare, quell'esemplare che ha fatto la storia, quell'esemplare che è rimasto, come dire, obbligante. Penso alla prima comunità cristiana. Pensate, nei primissimi capitoli, nel secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, troviamo che la comunità cristiana è già articolata in maniera straordinaria. Giustamente noi diciamo, ma questi sono stati scritti 30 anni dopo, 40 anni dopo, ma anche 30 anni o 40 anni dopo non è un lasso di tempo così grande. E poi si riferisce appunto all'inizio. La comunità cristiana si distingue perché si incontrano per ascoltare la parola di Dio, per spezzare il pane, per condividere e per obbedire agli apostoli. Ecco, questa è appunto la comunità cristiana, diciamo, delle origini, quella che rimane, ripeto, storicamente come il riferimento per ogni comunità cristiana. Con questa noi ci dobbiamo misurare. Allora, faccio due distinzioni, giusto perché appunto prima qualcuno di voi ha detto, parlando dell'ordine, di chi lo riceve questo sacramento, ha detto chi fa i voti di povertà, castità e obbedienza. Allora, sono due cose diverse. Ieri è stata celebrata la giornata della vita consacrata. Ecco, la vita consacrata a chi fa riferimento o come fa riferimento a Gesù? La vita consacrata fa riferimento a Gesù che è l'uomo nuovo, il risorto, l'uomo che verrà, che sarà la pienezza della rivelazione. Quindi ecco perché c'è questa consacrazione, perché diciamo si prende appunto Gesù risorto come riferimento della propria vita. Invece chi riceve l'ordine è chiamato a rappresentare Cristo Pastore che opera dentro la comunità. Così si comprende perché ci sono consacrati monaci, che vivono in totale solitudine. Dice, ma perché fanno così? Quante volte abbiamo detto queste cose? Perché stanno appunto nei monasteri di clausura? Ecco, perché fanno riferimento a Gesù che è presente già nella storia come l'uomo del futuro, di sempre. Ecco. E invece il presbitero, diciamo il ministro ordinato, è chiamato a rappresentare Gesù attivo dentro la comunità cristiana. Quindi chi ha ricevuto il ministero dell'ordine non può ignorare questa parte, non può ignorare il dovere proprio, diciamo, primario di essere in mezzo al popolo cristiano come Gesù pastore. Ecco, questa è la differenza, che non è da poco, diciamo, anche se poi per molti le due funzioni si sommano nella stessa persona. Ecco, noi generalmente tutti i consacrati, molti perlomeno dei consacrati, facciamo i voti prima
e poi dopo viene l'ordinazione, quindi è successiva, insomma, diciamo, c'è una prima scelta e poi quella seconda. Un'altra piccola distinzione che penso sia importante, perché credo che ne sentiate parlare, ne avrete sentito parlare di sicuro, il sacerdozio dei fedeli e il sacerdozio ministeriale. Allora, noi veniamo consacrati con il carattere battesimale, perciò siamo, attraverso il battesimo, appunto il primo dei sacramenti, tutti siamo resi partecipi della missione di Gesù. Quella missione, appunto, che nel battesimo che lui pure riceve è emersa. Questa praticamente è il richiamo al testo di Isaia, vi ricordate, poi viene ripreso da Luca. Quindi è la missione profetica, regale e sacerdotale del Messia. Mi dovete scusare, ma io non riesco a parlare diversamente, non penso che peggio. Non credo che riuscirò. Allora, dicevo, è appunto la missione profetica, regale e sacerdotale del Messia. Questa missione, questa consacrazione è di tutti. E diciamo appunto che è quella, il sacerdozio dei fedeli. Tutti siamo chiamati a essere profeti, a essere re, ad essere sacerdoti. Allora, siamo profeti perché con la nostra vita annunciamo il regno. Siamo re perché rendiamo preziosa tutta la nostra esistenza e tutto il creato con la nostra fede. E siamo sacerdoti perché siamo chiamati tutti a offrire ogni giorno la nostra vita, a offrirla proprio in unione a Gesù. Questo appunto è il sacerdozio dei fedeli. Accanto a questo c'è il sacerdozio ministeriale. Cosa fa il sacerdozio ministeriale? Quello che riceviamo con il sacramento. Conferisce un potere sacro, cioè dà proprio la potestà di operare a favore del popolo di Dio. Un sacerdote che non si attivasse, specialmente di fronte a una necessità, a servire il fratello che ha bisogno, questo rinnegherebbe il proprio sacerdozio, rinnegherebbe il proprio ministero. Quindi, grazie a me. Quindi, diciamo, il sacerdozio, il carattere, il sacerdozio dei fedeli è un dono che ci viene fatto praticamente con il battesimo. Invece il sacramento è quello che appunto dà questo potere specifico, diciamo pure personale, però forte, per servire la comunità cristiana. Ecco. Detto questo, io penso che possiamo fare qualche riflessione un pochino più grande. A cominciare dalla scrittura. Non so se voi ci avete mai pensato, quando è che Gesù istituisce il sacramento dell'ordine? Però c'è un testo famosissimo che dice, che si riferisce proprio agli apostoli, a tutto il gruppo, e che, diciamo, dando lo Spirito Santo, praticamente li vediamo se pensavo di averci messo il segno, ma eccolo qua. È il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Vi ricordate le apparizioni? Dunque, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ecco. Adesso, senza entrare nella esegesi, ma un testo, diciamo, così forte, così ricco, dove è ricevuta la pace, no? Pasquale, che significa l'accettazione della morte e quindi poi la gioia della risurrezione che è fondata sul sacrificio di Gesù. Gesù dice: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E qui naturalmente c'è proprio, diciamo, il nesso che appunto collega il sacerdozio di oggi, il sacerdozio della Chiesa, con quello di Gesù, il servizio che ha fatto Gesù donando la propria vita, con il servizio che la Chiesa fa attraverso i suoi sacerdoti. Un salto. C'è un testo di San Paolo a Timoteo. Sapete, Timoteo e Tito sono stati discepoli di Paolo, suoi collaboratori e anche destinatari delle sue lettere. Allora, nella seconda a Timoteo, San Paolo scrive così: ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Qui c'è anche il gesto che anche oggi appunto viene utilizzato e viene utilizzato per tutti i sacramenti, perché è antichissimo. Viene dal Primo Testamento e poi la Chiesa lo ha adottato, come d'altra parte anche Gesù. E questo Paolo lo ricorda per dire: io ti ho fatto questo dono con l'imposizione delle mie mani, questo dono tu devi ravvivarlo, devi tenerlo vivo, devi tenerlo operante, in modo tale che tu possa appunto donarlo anche agli altri. Ancora a Timoteo, ma nella prima lettera, San Paolo dice: se uno desidera l'episcopato, desidera un nobile lavoro. Ecco, è una frase che ogni tanto si dice un po' scherzando, ma in effetti è Paolo che dice chiaramente che se uno davvero appunto ha questo desiderio di fare questo tipo di servizio alla comunità, non è che è necessario, diciamo, farlo per interesse, per altri motivi. No, no, può essere giustamente che sia fatto nobilmente, proprio per servizio. A Tito poi scrive così: per questo ti ho lasciato a Creta, perché regolassi ciò che rimane da fare e perché stabilissi presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato. Come voi sapete bene, le lettere pastorali, che comprendono anche quelle a Timoteo e a Tito, non sono tra le più antiche, perché evidentemente c'è voluto del tempo prima che nella comunità cristiana, nelle comunità cristiane, si facesse questa chiarezza e si arrivasse appunto a stabilire
i segni, le persone, si indicano appunto già i presbiteri o i vescovi. Negli Atti degli Apostoli sappiamo che lo stesso ragionamento viene fatto per i diaconi. Ecco, quindi queste parole cominciano a girare e cominciano anche a essere messe in pratica, diciamo, attraverso l'azione degli apostoli. Allora, questo primo passaggio credo che sia importantissimo, da Gesù agli apostoli. Gli apostoli sono quelli che ricevono il mandato da Gesù e loro stessi poi lo affidano ai discepoli, ad altri, a loro successori, che appunto lo accolgono. Qual è il servizio proprio dei ministri ordinati? Lo sapete, no? Sono tre parole: insegnare, santificare, governare. In latino si dice commus, che sarebbe impegno, no? Docendi, santificandi, liturgico, e poi l'ultimo, reggendi. Sono praticamente la sintesi di quello che nella storia della Chiesa e soprattutto nell'esempio dei santi pastori abbiamo avuto nella storia. Pastori appunto che hanno dedicato la propria vita all'insegnamento, altri magari che hanno, soprattutto attraverso la liturgia, attraverso le omelie, e attraverso la catechesi, hanno appunto fatto crescere il popolo di Dio. Io non so se a voi capita, ma quelli di voi che hanno l'app sul telefonino per l'ufficio, appunto, l'ufficio delle, non solo delle letture, ma proprio della preghiera liturgica. Se per esempio leggete la seconda lettura di Sant'Agostino, di San Giovanni Crisostomo, di San Cipriano, di San Cipriano, in questi giorni credo che potrebbe essere utile andare a trovarla per leggere le riflessioni di San Cipriano sul Padre Nostro. Beh, a San Cipriano siamo già nel terzo secolo, ma sembrano scritte ieri, cioè sono così profonde che uno dice: ma com'è possibile in così poco tempo? E questo accade, questo è accaduto. Se pensiamo che le omelie di Sant'Agostino le ha dette alla sua comunità, le ha proclamate, ma sono pagine sulle quali dopo gli studiosi stanno passando secoli per comprenderne la portata, e lui le diceva alla gente. Ecco, questi sono i doni che sono affidati, diciamo, attraverso l'ordine sacro, attraverso questo sacramento, ai pastori: quello di insegnare, quello di santificare e quello di governare il popolo di Dio. Ecco, su queste cose io credo la comunità cristiana dovrebbe giustamente pungolarci un po', eh? E cioè, se necessario, magari, per esempio, faccio tanto per se noi trascurassimo per esempio la liturgia, giustamente voi dovreste dire: no, ma è uno degli impegni primari, non si può trascurare la liturgia, non si può trascurare l'omelia, non si può trascurare la parola di Dio, non si può leggere a casaccio, perché appunto si va proprio contro l'impegno che ci è stato affidato. Sapete che l'ordine ha tre gradi, abbiamo già detto prima, sono i vescovi, presbiteri e diaconi. E i vescovi sono i successori, diciamo, naturali degli apostoli, e il passaggio è stato rapidissimo,
veramente in meno di un secolo si è operato. Pensate, San Clemente, San Clemente I, Papa, nella fine del primo secolo ha scritto quella lettera bellissima che veramente ci fa conoscere com'era la Chiesa. Ma come poteva essere all'inizio, cioè dopo 50-60 anni, che uno che non apparteneva al gruppo degli apostoli, ma che avesse fatto quella esperienza straordinaria che appunto viene portata, viene nella lettera che scrive San Clemente. È una cosa davvero grande questo passaggio. Forse all'inizio si faceva un pochino di confusione, per esempio la parola presbiteri qualche volta era abbinata a quella dei vescovi, ma poi subito dopo si è fatta chiarezza. Allora praticamente è rimasto sempre, proprio come successore degli apostoli, un vescovo, uno, e invece i presbiteri sono diventati il collegio intorno al vescovo, il collegio appunto dei sacerdoti, diciamo che coadiuvano il vescovo in questi tre servizi e che con lui fanno un collegio. Anche oggi, lo sappiamo, no? La Chiesa è fatta territorialmente, cioè ci vuole un vescovo, ci vogliono dei sacerdoti, ci vogliono tutti, naturalmente anche i diaconi, ci vuole il popolo di Dio, ma quando è così, diciamo che un gruppo che esprime la sua fede, questa Chiesa è la Chiesa di Cristo, no? E ripeto, questo è territorialmente, non si può dire genericamente, no, questa è la Chiesa di Velletrisegni oppure la Chiesa di Roma, quando intorno a ogni vescovo c'è appunto un gruppo di presbiteri, di diaconi e del popolo di Dio. Il vescovo riceve la pienezza del sacramento dell'ordine. Cosa vuol dire? Vuol dire che appunto lui, proprio come tale, come vescovo, come successore degli apostoli, rappresenta Cristo capo. Ecco, Cristo capo. E quindi come tale c'è anche l'impegno, il dovere di essere, di restituire alla Chiesa stessa l'amore con cui Gesù l'ha costituita, l'ha fondata. Il vescovo è chiamato, dice, lo sposo per la sposa. Si dice anche dei presbiteri, ma in particolare del vescovo, perché appunto, diciamo, è colui che prima degli altri naturalmente deve affrontare tutte le difficoltà e deve essere quello che cammina davanti, quello che fa strada al popolo di Dio. I presbiteri sono uniti al vescovo nella dignità sacerdotale e nello stesso tempo dipendono dai vescovi nell'esercizio delle loro funzioni pastorali. Sono chiamati ad essere saggi collaboratori del vescovo. Attorno al vescovo, con il vescovo, formano il presbiterio di ogni diocesi e naturalmente con il vescovo portano la responsabilità della chiesa particolare. E quindi il vescovo non è che viene lasciato solo, anche se chiaramente lui c'è l'ultima parola e anche se diciamo lui deve necessariamente essere quello che dà il segnale, dà la nota. I diaconi sono ordinati per gli incarichi di servizio della Chiesa. Non ricevono il sacerdozio ministeriale. L'ordinazione che ricevono conferisce loro funzioni importanti nel servizio della parola e della carità. E tra il diacono e il vescovo c'è un collegamento speciale, come se i diaconi fossero più direttamente, diciamo, non dico dipendenti, ma accanto al vescovo, proprio per coadiuvare con lui in questi servizi. Abbiamo
già detto prima, leggendo il testo di San Paolo, il sacramento viene conferito con i due gesti semplicissimi, quello della imposizione delle mani e poi con la preghiera consacratoria che accompagna, diciamo, costituisce e conclude l'ordinazione stessa. Questa ordinazione imprime un carattere indissolubile, o cioè quando uno è stato ordinato sacerdote, è sacerdote per sempre. È vero che può anche essere ridotto allo stato laicale, ma il carattere sacramentale è indelebile, non si può togliere assolutamente. Può essere impedito l'esercizio del ministero, ma non può essere appunto tolto questo carattere, perché è una configurazione a Gesù, pastore. Come sapete bene, credo che non serva che io insista tanto, la tradizione della Chiesa latina è che vengono ordinati soltanto uomini non sposati, a parte il fatto dei diaconi permanenti. E questo lo sentiamo un giorno sì e un giorno no, lo leggiamo sui giornali, nelle varie, diciamo, occasioni, sempre si ritorna su questo tema. In effetti, ecco, lo dico così in due parole soltanto, c'è questo valore della tradizione. Il valore della tradizione non è soltanto perché si è fatto sempre così, ma perché alla tradizione, a cominciare da quella apostolica, nella Chiesa c'è stato sempre un grandissimo rispetto. Allora, quando si parla appunto di modificare questa tradizione, la Chiesa vuole guardarci dentro ed essere sicura di quello che fa. E naturalmente, perlomeno finora, non sono emerse ragioni così importanti per cui si possa dire cambiamo questo modo di fare, apriamo appunto all'ordinazione di uomini sposati e magari delle donne. Ecco, il discorso è proprio fondato sul valore di questa tradizione, sulla quale magari poi potremmo anche parlare in altri momenti. Vorrei aggiungere a questo proposito che la tradizione orientale ordina anche uomini sposati, ma sempre con lo stesso, diciamo, metodo, e cioè che magari uno è sposato e chiede di essere appunto ordinato sacerdote, e qualche volta appunto la Chiesa lo fa questo, nell'Oriente sì, succede spesso, ma non però che uno, un sacerdote in qualunque momento poi decide di sposare, perché appunto le scelte naturalmente devono essere, come dire, espresse secondo il valore, e quindi quando uno fa la scelta del sacerdozio, del servizio alla comunità, questa diventa quella primaria, diciamo, importante. Io ieri sera ho visto un filmato, e se qualcuno vuole, avevo pensato di recuperarlo e farvelo vedere, però è un po' lungo e quindi poi ho rinunciato, ma tanto credo che tutti quanti oggi abbiamo Rai Play, e quindi andate a vedere sulla via di Damasco di ieri mattina, sul secondo, alle 9 più o meno, 9:15, c'è proprio un servizio sulle vocazioni, e ci sono almeno due testimonianze di due sacerdoti e poi anche di una suora. Sono bellissimi, bellissime testimonianze. Ecco, ci domandiamo,
perché oggi le vocazioni sono così poche. Potremmo rispondere perché preghiamo poco, ma non basta, cioè non è l'unica risposta. Rispetto a 100 anni fa è cambiato un po', come posso dire, il senso della Chiesa, della comunità. Possiamo dire che da un punto di vista la fede si sta radicando più profondamente, ma i numeri si modificano tanto. Però le ragioni sono diverse, non è soltanto questa. Per esempio il fatto dei figli, cioè il numero così ridotto di figli, questo evidentemente è una grossa complicazione. Altrettanto, forse di più, oggi praticamente siamo in una mentalità quella del consumismo, in cui praticamente non si dice mai di no. Da piccolini già cominciano ad avere tutto quello che desiderano e molte volte più di quello che è giusto. Per cui poi pensare che magari in un servizio come quello sacerdotale c'è da fare determinate rinunce diventa un ostacolo insormontabile. Ad ogni modo, il più grave, almeno a mio parere, è il fatto che la nostra testimonianza, e qui chiamo in campo la comunità, non soltanto i preti, la nostra testimonianza non è abbastanza gioiosa e non è abbastanza interessante, non è una bella proposta. Su questo dobbiamo, credo, riflettere un pochino tutti e magari cercare di scegliere il modo per rendere il nostro servizio, la nostra testimonianza, anche la nostra presenza qui, renderla accattivante. Io dico, dato che mi rivolgo sempre alle donne della Caritas, ricevere una persona in un certo modo, con un certo atteggiamento, con il sorriso, oppure riceverla bruscamente, magari con distacco, fa una bella differenza. Allora, uno che appunto viene e che ha il contatto con la comunità cristiana attraverso la Caritas, diciamo che dagli operatori della Caritas viene invogliato, viene stimolato, perché appunto si avvicina al Vangelo. Questo vale per tutti, dappertutto, dovunque ci troviamo. Ecco, allora, in questo senso io direi che alla preghiera, che certamente dobbiamo fare per le vocazioni, proprio perché ce lo chiede Gesù, a questa preghiera dobbiamo aggiungere la nostra testimonianza. Dobbiamo riuscire appunto a far emergere dal nostro cuore e quindi anche dalla nostra voce, dalla nostra parola, dal nostro volto, deve emergere quella presenza di Gesù che appunto trascinava le persone e che nel corso dei secoli ha continuato sempre a suscitare appunto tanto seguito, tanta disponibilità. Ecco, io credo che in questo modo possiamo sentire anche il fatto, per esempio, di trovarci a pregare una volta alla settimana e in quell'occasione magari insistere per ottenere vocazioni, per ottenere buone vocazioni, per ottenere anche sacerdoti, sì, secondo il cuore di Cristo, come si dice. Ecco, anche questo qui diventa, diciamo, un impegno che non è pesante, ma ci fa crescere. Grazie. Scusatemi per questa cosa insopportabile.
visto queste interviste che hanno fatto a vari consacrati e stranamente, ecco, trasmettono gioia, voglia di fare, non lo so, io ho la sensazione, parlo per me che ho quasi 70 anni, l'ambiente sia delle suore che ho frequentato quando ero ragazza e anche successivamente dei sacerdoti, era quasi troppo, non lo so, come se fosse, no stantio, no, scusate, perdonatemi questa parola, non è giusto, però era un qualcosa come se non trasmettessero gioia, perché per attrarre le persone tu devi comunicare qualcosa di bello, qualcosa di profondo. Io poi magari posso pure non pensarla come te, però io davanti devo avere il volto, un volto sereno, un volto felice della scelta che ha fatto. E spesso io invece mi trovavo a confronto con delle persone, non dico stanche, ma quasi affaticate dal servizio. Sì, Manuela, sono pienamente d'accordo e un pochino c'è anche una ragione, perché prima diciamo non c'erano alternative, non c'erano altri richiami e quindi in un certo senso si giocava sulla certezza del risultato. Oggi invece, e vi ripeto ancora una volta, la testimonianza che ho visto ieri proprio sulla via di Damasco era proprio in questa direzione. Veramente tre testimonianze splendide, piene di gioia, piene di entusiasmo, faticate, eh? Una in particolare, molto faticata, proprio ha cominciato con grande difficoltà, mentre sentiva la gioia della chiamata, però sentiva anche la fatica. E questo ha avuto bisogno, e lo dice ed è molto bello, ha avuto bisogno di essere sostenuto da un direttore spirituale, appunto, che piano piano, ma anche con un metodo, no? Lo ha portato appunto a capire quello che il Signore gli chiedeva. Ma tutto questo, ripeto, con grandissima gioia. Quindi quello che hai detto è giusto e credo che è vero che oggi la qualità è cresciuta sicuramente. Se crescesse un po' anche il numero sarebbe meglio. Poi il passo successivo al cardinale. L'ordine. No, io sì, ho capito che sono questi tre. L'ordine è quello. Il cardinale è un gruppo scelto dal Papa per un determinato servizio. Fino a poco tempo fa, tra i cardinali c'erano anche i laici. Sì, laici. Quindi non c'entra niente con l'ordine. No. E oggi, va bene, oggi sono tutti vescovi, ma diciamo si è un po' affinato questo, che è un consiglio per il Papa. Ecco, originariamente erano quelli che avevano i titoli nelle chiese antiche, nelle parrocchie antiche di Roma, ma sempre con la funzione di consiglieri del Papa. Però ecco, niente a che vedere con l'ordine. Io mi chiedevo quali fossero le difficoltà, o la difficoltà più grande che trovate nell'esercizio di questa missione, di questo apostolato, come volete chiamarlo, come meglio si può chiamare, e a che cosa, diciamo, fate affidamento per superarle? Può sembrare una domanda banale, ma chiesta a un sacerdote che ha fatto della sua vita un totale pieno servizio, ovviamente qualcosa c'è.
Allora, le difficoltà sono un po' quelle della vita, e cioè faccio un esempio dove, che è buono per tutti. Tutti abbiamo frequentato le scuole elementari e credo che tutti conserviamo un ottimo ricordo, un bellissimo ricordo, anche se ogni tanto ci capitava qualche bacchettata sulle mani. Però era un clima, e le nostre scuole elementari erano ben fatte, no? Per cui si creava un modo di essere. Il passaggio alla scuola media e poi successivamente al ginnasio e al liceo è più selettivo, e nel nostro tempo è molto selettivo, anche dall'inizio. E cioè, come posso dire, ci manca un po' l'anima. Perché oggi tutte queste difficoltà nella scuola? Pensate, ogni tanto, non dico ogni settimana, quante volte saltano fuori queste cose veramente orribili di maestre d'asilo che picchiano i bambini. Se torniamo indietro, sì, la bacchettata sulla mano, ma era una cosa, diciamo così, non dico scherzosa, ma insomma, non lasciava il segno. Oggi invece questi atteggiamenti lasciano il segno. Ecco, questo è il clima che è cambiato. Pensate, perché oggi tantissimi, non tantissimi, ma sono un bel numero, non accettano la scuola di religione. Ecco, allora, questa situazione è un po', diciamo, più larga, più ampia. E quindi, come sacerdoti, per esempio, noi lo vediamo qui, no? Lo vediamo in piazza. E non riusciamo a parlare con i ragazzi che vogliono giocare al campetto. Con i genitori non c'è speranza di poterci parlare. Ma una volta che succede, una volta ogni 100 anni, i genitori prendono le parti dei figli. Ecco, questo naturalmente dice come, diciamo, è cambiato il clima, e quindi le difficoltà sono notevoli. I mezzi per superarli ci sono, ma a questo punto è molto importante che anche noi, proprio come ministri ordinati, per esempio, è importante che anche noi facciamo formazione permanente. Cioè che non pensiamo, una volta superati gli esami di teologia, una volta diventato sacerdote, finito tutto. Al contrario. E naturalmente sapete che questo si fa in ogni diocesi. Ogni diocesi ogni mese destina una giornata, perlomeno una buona mezza giornata, alla formazione del suo clero. E così noi, diciamo, religiosi lo facciamo da un altro lato, ma insomma sempre con la stessa finalità. E la finalità è proprio quella di adeguare la nostra preparazione con la realtà che dobbiamo affrontare. Quindi ci sono strumenti di carattere spirituale, culturale, pedagogici. Ecco, che devo dire, io sempre scherzando ero sotto microfono, se questo microfono non funziona bene, bisogna che uno sia deciso e decida di cambiarlo, perché se no non arriva il messaggio. E questo in senso naturalmente metaforico vale appunto anche per la parola di Dio. Io volevo sapere se il celibato, oltre, diciamo, alla tradizione che è stato sempre fatto così, però se ha un fondamento biblico. Ecco. Allora, la tradizione, sapete, praticamente risale al IV secolo come obbligo nella Chiesa latina, nel senso che c'è un sinodo particolare in Spagna, che poi viene, diciamo, adottato da tutta la Chiesa latina.
Però c'è un fondamento biblico, anche se questo fondamento non è così stringente per dire se uno è sposato, niente. Non è così stringente, perché alcuni degli apostoli erano sposati. Alcuni dei successori degli apostoli, San Paolo che appunto dice il vescovo deve avere una moglie sola, sposato solo una volta. Quindi, ecco, il fondamento biblico, ripeto, c'è quando si considera quella famosa configurazione a Cristo. Allora, Cristo che si è dedicato totalmente al regno. Ecco, questa è, diciamo, l'ispirazione di carattere biblico, cioè la ricerca appunto di assomigliare a Gesù il più possibile, quindi una dedizione totale. L'altra mattina, avanti ieri, sono andato dal medico, mentre stavamo lì è venuto fuori il discorso con un signore, e dice, ma io sempre che ci penso dico che sarebbe meglio se i preti appunto potessero sposarsi. Curioso, che succede così anche tra di noi. Allora io ho detto, dico, non ci abbiamo la controprova, forse potrebbe, diciamo, potrebbe essere, però dico, facciamo questa piccola riflessione. Guardiamo un attimo alle famiglie oggi, che devono naturalmente avere uno stipendio, prima di tutto per andare avanti, lavorare per andare avanti, poi devono mantenere la casa, poi devono occuparsi dei figli, devono dedicare del tempo ai figli. E naturalmente poi, dico, ci rimane tempo per la comunità? Ecco, anche questo io credo che dobbiamo considerare, cioè concretamente poi quanto uno potrebbe appunto, come devo dire, non dico trascurare, ma come potrebbe mettere insieme le cose, vedendo questo, che oggi tante volte dentro casa non ci si fa, pensando alla famiglia e magari al lavoro, giustamente, e per un sacerdote che appunto deve pensare alla famiglia e magari ci deve pensare anche in maniera, diciamo, decente, no? E poi anche alla comunità, alla quale deve dare tutto. Ecco, questo è abbastanza difficile, a mio parere, da mettere insieme. Ecco perché io credo che se ci sarà qualche modifica, può essere pure che qualche cosa si prepari, no? Perché per esempio in alcuni stati, come è stato adesso accennato, no? Nel sinodo per l'Amazzonia, in alcune nazioni i sacerdoti sono davvero molto pochi, addirittura non so se succede ancora, ma anni fa sentivo dire che in Francia il sacerdote andava alla messa al momento della consacrazione. Faceva la consacrazione, dava la comunione e andava via da un'altra parte. Tutta la prima parte il sacerdote non c'era, c'era un diacono oppure un lettore oppure un accolito. Allora, di fronte a situazioni del genere, certamente viene il pensiero, dice, ma non si può. E si dice che appunto ci siano delle diocesi dove si preparano delle persone, però ancora è un po' così. Forse nel futuro si farà appunto ricorso, magari, come si dice, che uomini sposati vengano ordinati perlomeno per i sacramenti. Ecco, questa è una delle opinioni oggi che si fa ogni tanto. La coppia che vuole consacrarsi a Dio, c'è questa cosa, esiste? Ma la coppia è già consacrata con il sacramento del matrimonio, eh? Sì, però forse vuol dire, scusa? Sì, sì, sì. Forse vuol dire questo, c'è il sacramento del matrimonio, certamente la consacrazione, però ci sono delle coppie che si dedicano completamente a un determinato servizio nella Chiesa e chiedono una consacrazione particolare, questo vuol dire. Ci sono dei laici consacrati, cioè,
tra parentesi, che sono anche sposati oltre che singoli. Forse vuole un chiarimento su questo punto. Da questo punto di vista bisogna dire questo. Ci sono oggi tanti istituti nuovi, movimenti nuovi, dove, sì, di speciale consacrazione, dove appunto vivono insieme sia persone appunto che fanno il voto di castità e sia sposi che vivono e con lo stesso progetto, quindi la cosa non è strana, al contrario, ma oggi appunto a loro viene dato praticamente questo, questa possibilità di una ulteriore consacrazione proprio attraverso l'impegno sia di carattere di testimonianza e sia anche di vita spirituale propria. Sì, questo esiste. Questo, diciamo, che l'esempio che vi dicevo di ieri è quello di Chiara Mirante, no? Ecco, in questo gruppo ecco, convivono tante esperienze, tutte tese verso il regno di Dio e verso questa consacrazione. Anche il movimento dei focolari, lo stesso. E quindi sì, questo è possibile. Allora, grazie di nuovo. Diciamo una piccolissima preghiera alla Madonna. Con la quale mettiamo sotto la sua protezione questa comunità, questa, diciamo, porzione della Chiesa di Velletrisegni, ma preghiamo anche per tutta la Chiesa, quella più grande, che certamente cammina con la parola, d'accordo con la parola del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria intemerata, prega per noi.